Jody, tutto bene. Non toccarmi! Voglio andarmene. Ok, ce ne andiamo. Senti, non ne sono sicura. Forse non dovrei andarci. Jody, sono giorni che insisti per andarci. Non vorrai rinunciare ora. Non conosco nessuno. Potrebbero odiarmi. E questo vestito è orribile. Lasciamo stare. Fai un bel respiro. Non c'è ragione di agitarsi. È una festa di compleanno. Sono sicuro che piacerai a tutti. Ti divertirai, ti farai nuovi amici. Coraggio. Ah, non dimenticare il regalo. È un libro di poesie di Edgar Allan Poe. Ha 50 anni, è molto raro, vedrai che le piacerà. Non temere. Andrà tutto bene. Passo a prenderti alle 5. Divertiti. Jody, entra. Sì. Ehi, Kirsten, vieni, io devo andare. Entra, non essere timida. Ciao, Jody, giusto? Vieni, siamo di là. Alcune compagne e i ragazzi meno idioti che ho trovato. Un regalo per me? Fico, grazie. Io vado, amore. Occupati dei tuoi amici e non combinate guai. Certo, mamma, tranquilla. Ah, finalmente se n'è andata. Gente, lei è Jody. È all'unità 4 con mia madre. All'unità 4? Area paranormale. E che cosa fate? Piegate i cucchiai, parlate con i morti, roba del genere? No. Cominciamo. Prendo la birra. Ragazzi, voi le imposte, ragazze le candele. E Jody, tu occupati della musica. Diamoci dentro! Allora la musica? Nascosta sotto al letto da una settimana. Mia madre ormai non entra più in camera mia, è completamente ignara. Kirsten, sei un vero genio. Jody, ti va? No, grazie, io non bevo. Non sai cosa ti perdi, bella. Dopo 3 o 4 birre vedi il mondo sotto una luce nuova. Yes.
Ciao. Ciao, io sono Matt. Jody, giusto? Non mi pare di averti visto a scuola. Non fai lezioni alla base? Ecco, sono in un'altra sezione. Con la mia insegnante. È molto noioso. Non vedo mai persone della mia età. Ormai penso di averci fatto l'abitudine. E così lavori con la mamma di Kirsten? Esatto. Siamo nello stesso laboratorio. Pensava che fosse una buona idea passare un po' di tempo con gente della mia età. Sì, eccomi qua. E io abitavo a Londra prima di trasferirmi qui 2 anni fa. E tu? Dove abitavi prima? New York. Wow, io adoro New York, è il massimo. Ci sono stato e mi ha sconvolto. Hai qualche hobby? Qualcosa che ti piace fare? Io faccio surf appena posso e suono in una band con qualche amico. E tu che fai di bello? Niente di speciale. Leggo molto. Sono noiosa, mi sa. Posso chiederti una cosa? Perché sei nell'unità 4? Preferirei non parlarne. Scusa, oh, che stupido. Spero tanto di non averti turbato. No, tutto ok. Oh, un lento. Ti va di ballare? Io non sono capace. Tranquilla, anch'io non sono molto capace. Quindi... Lo sai, immagino che te lo dicano spesso, sei davvero carina. Lo dici a tutte le ragazze che conosci? Non sei come le altre ragazze. Tu hai qualcosa di speciale. Puoi dirlo forte. Grazie per il ballo, Matt, ma basta così. Ragazzi, ragazzi! Perché Jody non ci dà una dimostrazione dei suoi super mega poteri? No, grande idea, io... pagherei per vederla. Smettetela, sono solo cazzate. Sì, dai, Jody, mostraci che sai fare. Avanti, Jody, dacci una dimostrazione. No, io non ho poteri. Ve l'avevo detto, solo stronzate. Ok, ragazzi, è ora di tagliare la torta e soprattutto di aprire i miei super regali. La torta può aspettare, prima aprirò i regali. Baci genti, VTB. Oh, ma che tesoro che sei, scommetto che sono calze. Un tanga, mi serviva proprio. Così smetti di fregarli a tua madre. E finalmente puoi cercarti un tipo decente. Il mio futuro amante ti ringrazia per aver reso la sua vita più piccante. Ma che roba è? È un libro? Che razza di odore ha? È molto rara, è una raccolta di Edgar Allan Poe. E chi è Poe? Ma che è? L'hai rubato dalla libreria dei tuoi nonni?
No, no, è davvero introvabile. Già, come il tuo vestito. Fammi capire, è uno scherzo? Non posso credere che tu sia venuta al mio compleanno per portarmi questo schifo. E si crede tanto sveglia, ma è solo una cavia da laboratorio. Una stupida cavia da laboratorio. Sì, è da quando è arrivata che mi segue come un cagnolino. Si vede che ha voglia. Oh, ed è anche una troietta. Io non volevo invitarla, mi ha costretto mia madre. Sì, è una troia. Troia e strega. Forse dovremmo farle qualcosa. Sai che fine fanno le streghe? Si bruciano. Prendiamola. Vi prego. Basta. Oh, signora della cupa oscurità, manifestaci ora il tuo immenso potere. No. No. Vi prego, vi prego, fatemi volevo uscire! Volevo farlo da quando l'ho vi scongiuro, fatemi uscire! Vi prego! Qualcuno ha detto torto. Vi prego, voglio sì, uscire! Per favore, voglio uscire! Sì, tiratemi fuori, vi scongiuro! Fatemi uscire di qui! Vi prego! Hide! Non respiro. Aiutami. Vai, Aiden. Molto divertente, Steven. Ehi, non sono stato io. Non questa volta, giuro. Cazzo succede? Io me ne vado! Non lasciatemi da sola! Ehi, aspettatemi! La porta non vuole aprirsi! È impossibile! Tira più forte! Ti dico che è bloccata! Stiamo calmi! Non c'è motivo di agitarsi! Le finestre! Le finestre! Bloccate! Ragazzi, se è uno scherzo, non è affatto divertente. Cosa? Cosa è stato? I tuoi giochetti non ci fanno paura, Giorgio! Hai capito? C'è qualcuno! So che c'è qualcuno! Aiutatemi! Aiutatemi! È stato? Mamma, aiutami! Io qui non ci resto. Fatemi! Dobbiamo andarcene da qui! Chi è stato? Basta, aiuto! 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 Forza, andiamo! Oh, merda! Merda! Io qui non ci resto. Oh.
Stai esagerando! Devi fermarlo! La casa fa fuoco! Fatti uscire, Aiden! Kirsten! Stai bene, piccola! Oh mio Dio, cosa è successo? È lei! È tutta colpa sua! Ha dato fuoco a tutto! È il diavolo! Cosa? È il diavolo! Viaggio. Andiamo a casa. Smettila! Sostituisce il dottor Matthews. Sarà lui che si occuperà di te ora. Sembra molto gentile. Entra, vuole conoscerti. Su, va, sbrigati. Io ti aspetto.